Cristiano Malgioglio, tradito da un collega VIP, per lui mi ero speso tanto. Tale e quale show, il giurato deluso da Miguel Bosé, non si è ricordato che per lui mi sono speso tanto. Stasera andrà in onda una nuova puntata del talent show condotto da Carlo Conti. E ovviamente nella giuria chiamata a esprimere le proprie valutazioni sui vari concorrenti c'è anche Cristiano Malgioglio. Si segnala che proprio quest'ultimo ha rilasciato un'interessante intervista al settimanale Diva e Donna. Ed in questa circostanza la giornalista del periodico di gossip ha colto la palla al balzo per chiedergli se si è mai sentito tradito da qualcuno in particolare. Il cantautore di origini siciliane, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinto, ha subito risposto affermativamente, asserendo di esserci rimasto assai male che un amico come Miguel Bosé non l'avrebbe neppure citato nel suo libro, nonostante tutto ciò che avrebbe fatto nei suoi confronti. Diciamo che mi è dispiaciuto molto che nel suo libro Miguel Bosé non si è ricordato che per lui mi sono speso tantissimo. I discografici non lo volevano perché non aveva una grande voce. Maria De Filippi e l'ammirazione del cantautore, direi di no anche ad Almodóvar per lei. Successivamente la giornalista del magazine Diva e Donna ha chiesto a Cristiano Malgioglio di esprimere una sua opinione su Maria De Filippi, visto che ha ricoperto il ruolo di giurato nella scorsa edizione di Amici, e pare ci sarà anche nel prossimo serale. Ed il protagonista di tale e quale show, il quale venerdì scorso ha irritato Giorgio Panariello, ha subito espresso la sua più totale ammirazione nei confronti della conduttrice. Mi piace assai, che professionista, che sensibilità. Mi ha emozionato riconfermandomi, non ci credevo, per lei ho anche rimandato un progetto in Spagna. Quest'ultimo ha poi colto l'occasione per dire che anche se venisse chiamato da un suo mito personale come Pedro Almodóvar per fare un film direbbe di no per la De Filippi. Anche se mi chiamasse lui per fare un film, il mio sogno da una vita, per Maria gli direi di no. Cristiano Malgioglio sullo show di Carlo Conti non ha dubbi. Ecco perché funziona. La giornalista del settimanale Diva e Donna ha poi fatto presente al cantautore che tale e quale show, nonostante le tante edizioni alle spalle, non conosce davvero crisi. Difatti anche in queste settimane lo show del venerdì sera in onda su Rai 1 ha spazzato via la concorrenza senza troppi problemi. Motivo per cui ha voluto chiedergli qual è il segreto del successo di questo programma. E Malgioglio ha subito risposto di credere che sia uno spazio di spensieratezza, dove nessuno litiga o passa il limite. Per esempio Alex Belli è disastroso, lo dico, non si passa il limite, visto che Carlo Conti ci tiene, lui mi ha sdoganato e gli devo molto.